Ciao a tutte bellezze e benvenute in un nuovo video. In questo video voglio mostrarvi come realizzo io le zone di luce ed ombra su tutto il mio viso. Questi passaggi non li faccio tutti i giorni, ma soprattutto vado a realizzarlo nel weekend. Spero che questo video possa esservi di aiuto e io vi lascio alla realizzazione. La prima cosa che faccio dopo essere andata a stendere una crema su tutto il mio viso è applicare un fondotinta con un pennello ampio. Con un correttore vado a correggere le mie imperfezioni e mi aiuto a sfumare il prodotto con una beauty blender. Eccoci nella fase delle luci. Vado a prendere un correttore più chiaro e vado ad applicarlo sotto la zona degli occhi, creando dei triangoli sul naso, sulla fronte, sull'arco di Cupido e sul mento. Per la fase delle ombre vado a prendere un correttore più scuro e vado a scolpire il mio naso creando sulla punta una specie di pallina per far sì che risulti più a patata. Vado poi a applicarlo anche sulle zigomi e ai lati della fronte. Adesso non mi rimane che andare a sfumare il tutto. Per prima cosa vado a sfumare quelle che sono le luci e per seconda cosa vado a sfumare quelle che sono le ombre. Successivamente vado ad applicare una polvere di riso sulle zone che voglio andare ad illuminare. Adesso non mi resta che andare a scolpire il mio viso con una terra. Andare a dare un colorito più sano alla mia pelle applicando un blush. Passiamo alla fase che preferisco di più, ovvero l'illuminante. Vado ad applicare questo stupendissimo illuminante sulla zona degli zigomi, sul mio nasino, sull'arco di Cupido e anche sulla fronte. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.